Allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gazzetta34 ed oggi, come avrete già letto dal titolo, vi mostrerò che tecnica ho utilizzato per arrivare primo, anche se con l'account della Nuba, nella classifica dell'arcidemone. Premessa: la Nuba ha Zucca con rigenerazione 5 e Valentina con rigenerazione 5. Questo primo attacco purtroppo è andato male perché credevo che il demone avesse ingaggiato il druido, quando invece così non era. Quindi, in questo secondo attacco vi mostro come ho fatto a, appunto, rallentare abbastanza il demone e perché ho utilizzato questa squadra. In primo luogo vediamo come ho fatto emblemi rallentamento a manetta, ragazzi, veramente, veramente utilissimi. Come vedete bloccano il demone, ci permettono di non farlo arrivare ad attaccare e ci permettono di fare quindi 3 minuti di attacco. Successivamente passiamo agli eroi che ho utilizzato. Allora, come vedete c'è la sirena che tutti quanti abbiamo reputato inutile per i secoli e secoli dei secoli, amen, ma la sirena per l'arcidemone è veramente utilissima, a meno che non si tratti di quello che alla skill in automatico come lo stregone, come si dice, instaproc, quindi quando la barra carica skilla direttamente senza il bisogno di attaccare. Ecco, lì siamo fregati, non si può utilizzare questa squadra. Lì ancora sto pensando a come si può fare. Ma parliamo di questo. Questo qui è il demone che quando attacca e quando skilla evoca dei piccolini che fanno veramente un sacco male, tolgono i buff a noi, aumentano la velocità di attacco a lui, insomma finisce tutto, è una guerra. La squadra che abbiamo utilizzato è composta da Duca Zucca, che è inutile che sto a spiegare a che cosa serve, il Duca Zucca insomma, cioè, aumenta velocità, attacco, tutto quanto, quindi sappiamo a cosa ci serve. Druido, perché il druido se non ci serve un curatore? Non ci serve avere un curatore perché appunto il nostro compare qui non arriverà a skillare, non arriverà ad attaccare. Il druido serve principalmente perché è un eroe abbastanza lento che attacca a distanza, quindi è un'ottima esca, perché quando viene ingaggiato dal demone, il demone ci mette tempo a raggiungerlo e lui non corre come un pazzo, come io per sbaglio ho utilizzato la sirena sul mio primo account con accelerazione 5 e non sono riuscito a fargli il permaslow perché quella ha corso come una pazza e l'ha fatto attaccare. In più il druido non ha cooldown e ogni volta che skilla aumenta l'attacco ai nostri eroi. Successivamente abbiamo il Re Fantasma. Re Fantasma ha un attacco molto molto veloce e quindi l'ho utilizzato perché con emblema rallentamento mi ha aiutato un sacco a fare questo demone. In più ogni attacco che fa lui skilla, non ha cooldown, quindi fa un sacco di attacchi in più rispetto magari ad altri eroi. Abbiamo poi Valentina che serve soltanto per caricare la barra alla zucca, per farla andare in loop un sacco più in fretta. Io consiglierei di più Cupido perché oltre a far andare la zucca in loop aumenta anche il danno di tutti quanti gli eroi, però il problema è che Cupido carica la barra tutti in una botta, quindi la zucca poi deve fare un po' da sé ed è un po' un rischio, eh. Cioè, un pochettino c'è il pericolo che non riusciamo a fare il permaslow. Successivamente abbiamo Addestratori Belve, e ce l'abbiamo perché non solo sono due, come si dice, due eroi che quindi fanno due attacchi e non uno solo, ma quando skilla, oltre a fare due attacchi ovviamente, incrementa anche il danno che prenderà l'arcidemone, e sapendo che ha un, come si chiama, un massimale di danno pari a 500.000, questa coppia di eroi veramente si rivela un sacco utile. Infine abbiamo la Regina Serpente, che come ho già detto prima è utilissima per fare questo benedetto arcidemone. Perché questo? Perché ha come talento innato rallentamento 5 su 8. In più, anche lei quando skilla aumenta il danno che l'arcidemone riceve per tot secondi. Quindi se noi andiamo a fare un totale di 10.000 di danno di base magari, e sommando i due eroi che gli vanno ad incrementare il danno ricevuto arriviamo, che so, al 50%, andremo a fare 15.000 di danno piuttosto che 10.000, e questo veramente ragazzi è una cosa ottima. In questo breve video, che spero vi sia stato utile, ho voluto esplicare come abbiamo fatto ad arrivare appunto primi in classifica io e la Nuba utilizzando appunto il suo account, ed ho voluto darvi un paio di dritte che forse già conoscevate su come fare questo arcidemone. Ragazzi, questo breve video giunge al termine, io vi ringrazio per la visione e vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!